Ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Oggi, come avrete letto dal titolo, siamo qua che vi presento la mia nuova moto, un Yamaha YZ125 del 2021. Sono davvero contento di averla comprata, anche se prima di comprarla ero indeciso se prendere o KTM o Yamaha. Dopo ho trovato questa occasione, ho preso questa bellissima moto e quando l'ho portata a casa, il giorno dopo sono subito andato a fare un giro per testarla e per vedere com'era e devo dire che mi ha stupito perché io che avevo sempre l'idea che il KTM fosse la miglior moto, ci sono tante altre moto all'altezza del KTM. Con questa moto mi sono trovato benissimo, è molto leggera, molto agile e dal punto di vista della ciclistica, è una ciclistica veramente perfetta. Anche dal punto di vista del motore mi ha stupito perché di solito i 125 tirano tanto agli alti e invece ai bassi tirano molto meno. E però questa moto tira molto anche i bassi e quindi questa cosa mi ha veramente spiazzato. Inoltre devo ringraziare il signore che me l'ha venduta perché si vede che era uno che ci teneva e aveva tanta passione per le moto. Questa moto me l'ha venduta che era lucida e splendente, brillava come uscita da concessionario. E inoltre a questa moto gli sono state apportate delle modifiche che dopo andremo a vedere insieme. E la moto ha 16 ore totali e quindi è praticamente nuova. E insieme alla moto mi ha ceduto anche altri accessori che dopo andremo ad analizzare insieme. E inoltre sono veramente contento di aver comprato questa moto anche perché da piccolo ho sempre sognato di fare questo sport, ma non ho mai avuto l'opportunità. E adesso che sono più grande, più consapevole, sto iniziando a realizzare tutti quegli obiettivi che volevo raggiungere e che mi aiuteranno a entrare nel mondo del motocross, perché secondo me il motocross è uno sport veramente unico e che ti trasmette tanta felicità, emozioni e adrenalina. E con l'aiuto anche dei miei genitori sto riuscendo ad unire tutti quei puntini che mi serviranno per iniziare a correre seriamente, iniziare a fare qualche gara in motocross. Ma adesso questa cosa la lasciamo da parte e col tempo verrete aggiornati anche attraverso i miei video e intanto se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per tenervi sempre aggiornati nei nuovi video che farò. Adesso andiamo ad analizzare tutti i componenti che ci ha aggiunto e gli accessori che ci ha dato insieme. Allora, partiamo dalle gomme. Queste sono delle gomme Dunlop che sono quasi nuove. Si vede che non sono nuove perché l'angolo del tassello non è perfetto, ma è un po' sfondato, però si può dire che hanno un 10 massimo 20% di usura e sono delle gomme medio dure e diciamo che volendo sono ancora utilizzabili. Passiamo a questo scatolone. In questo scatolone troviamo la nostra marmitta, che è la marmitta originale della moto quando esce da concessionario. Se devo dire è una marmitta che fa abbastanza cagare. Qua invece abbiamo il nostro silenziatore che adesso andiamo ad aprirlo. Ecco qua, questo è il silenziatore sempre della marmitta originale, che anche questo è abbastanza brutto da vedere su un 125. Infatti io adesso monto scarico HGS completo che è molto più bello ed ha anche più prestazioni. E niente, questo è quindi il scarico della moto completo di marmitta e silenziatore. E se devo dire, quando comprate la moto se ha questo scarico cambiatelo, perché io la moto con questo scarico non l'ho mai provata. Però con l'HGS devo dire che è un scarico veramente perfetto e a differenza di questo scarico, con un scarico HGS andate a aumentare la potenza del motore e anche aumentarli ovviamente le prestazioni. Come ultima cosa abbiamo questo grande scatolone che adesso andremo a vedere cosa c'è. Allora, dentro questo scatolone troviamo questo sacchetto. Sono due convogliatori della Yamaha. Sono stati presi nuovi per andare a montare le grafiche che si vogliono senza ovviamente andare a rovinare le grafiche originali della moto.
Come seconda cosa andiamo a trovare il kit di guarnizioni della Yamaha, andiamo a trovare il suo documento della moto e, cosa veramente veramente bella, il suo manuale. Questo è il manuale della moto. In questo manuale, mi raccomando, teneteli da conto e non perdetelo mai, perché trovate veramente tutto della moto e è un manuale veramente interessante. In questo manuale infatti c'è spiegato veramente tutto della moto, da come smontare il motore a come fare la miscela a come cambiargli l'olio. Qualsiasi cosa che volete la trovate in questo manuale. E come ultima cosa andiamo a trovare questo kit che la Yamaha dà quando esce dal concessionario, dà un suo kit, è il primo cambio pistone. Adesso andiamo ad aprirlo insieme. Qua troviamo diverse cose. Allora, troviamo il primo pistone di ricambio della moto, delle guarnizioni, questa è la fascia del pistone, la sua gabbia rulli, vari getti, vari spilli. Troviamo questo che fa parte del pistone. E questi erano tutti gli accessori che vi ho fatto vedere. E adesso vi farò vedere le modifiche che sono state portate alla moto, cioè scarico HCS completo e blocco partenze. Per chi non sapesse, questo è il blocco partenza, un funzionamento veramente veramente semplice. Qua abbiamo un anello con un foro e qua abbiamo un tasto con un gancetto. Quando la forcella si abbassa, schiacciando questo tasto andremo a bloccare la forcella, che servirà ovviamente a fare una partenza migliore e a evitare l'impennamento della moto. Allora, adesso che vi ho fatto vedere tutti gli accessori e tutte le cose che sono state montate, per oggi il mio lavoro è finito qua e io vi lascio qualche video e qualche ripresa bella della mia moto e noi ci vediamo al prossimo video. Nobody's on my side. I need you, I need you, I need you right now. Yeah, I need you right now.